sono stati i ragazzi della terza G della scuola Pier Cironi a vincere per la regione toscana il concorso Energia in Squadra e ad avere la meglio sugli oltre 8.500 alunni partecipanti. L'iniziativa rientrava nel progetto Energicamente che, promosso da Estra e Lega Ambiente, da anni punta a educare gli studenti al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. La scuola ha ricevuto in premio l'Estra Day, una giornata di festa, giochi e attività, tutte all'insegna del rispetto dell'ambiente. Estra ormai da tanti anni porta avanti energicamente questo progetto di educazione ambientale per i ragazzi delle elementari e delle medie. Siamo un'azienda che è veramente attenta e ci tiene all'educazione dei giovani e facciamo tanto oltre a energicamente per educare i ragazzi al risparmio e anche all'utilizzo delle tecnologie a favore del risparmio energetico, perché sappiamo che le risorse non sono infinite. La partecipazione al concorso prevedeva la realizzazione di un progetto legato al tema dell'ambiente e della sostenibilità energetica. Abbiamo realizzato questo video a tema risparmio energetico, uno perché era una cosa utile e due perché comunque ci divertivamo a fare questo video, perché si poteva rendere più divertente un argomento che a lezione penso sia più noioso. Il messaggio di questo video era lasciare un'impronta in quella che è la società di oggi e soprattutto è venuto fuori il grande spirito di squadra e il forte lavoro, il duro lavoro che abbiamo messo tutti noi per realizzare questo video, che in realtà è solo il frutto di un grande percorso che c'è stato.